Oggi faremo il punto della situazione riguardante questo calvario giudiziario che ha riguardato gli ultimi 5 anni della mia vita e che soprattutto ha riguardato uno scontro che c'è stato con la Procura della Repubblica di Messina, perché non abbiamo accettato una iniziativa giudiziaria che fin dall'inizio si è appalesata inconsistente e per molti profili falsa e pretestuosa. Avevamo già denunziato il 27 di giugno del 2011 e avevamo anche evidenziato soprattutto che la matrice di questo attacco era una matrice che nulla aveva a che fare con i reati che mi erano stati contestati. In questi anni sono stati aperti 16 procedimenti penali, sono stati tutti chiusi a mio favore con il non luogo a procedere. Siamo qua oggi a discutere dell'ultimo, che viene ancora portato avanti con pretestuosità, con un chiaro elemento di condizionamento ambientale che comincia a evidenziare che questo tribunale non è nelle condizioni di potersi esprimere definitivamente sulla detenuta. Ma questo era evidente dall'inizio, perché in questo procedimento penale è coinvolto un ex giudice del Tribunale di Messina e soprattutto sono coinvolti una serie di soggetti che in questi anni, pur di arrivare a una condanna, hanno falsato costantemente le carte, e stamattina abbiamo presentato un'articolata denuncia di oltre 2000 pagine che riguardano 31 persone, tra cui anche alcuni componenti degli organi inquirenti, perché ci siamo stancati. Dopo 5 anni siamo stati nel processo, non siamo mai fuggiti dal processo e soprattutto abbiamo dimostrato con grande lealtà e determinazione che noi volevamo difenderci nel processo. Quindi, a differenza di altri, le tappe non le abbiamo stabilite noi, sono state stabilite da altre. Mi ritrovo oggi ancora a discutere dell'ultimo processo, che sostanzialmente, tra le altre cose, è tutto prescritto. E anche collegandolo a quelle che sono ormai le imminenti scadenze elettorali, è logico che anche alla domanda che mi è stata posta, quale sarà la prospettiva politica, quale sarà l'interesse di Cateno De Luca anche rispetto a una città come Messina, che ormai è scomparsa da un punto di vista politico e anche di senso di comunità, è logico che io oggi dico: io ci sono, a me piacerebbe, ho fatto tutto un percorso amministrativo che in questi anni è stato testimoniato da grandi risultati. Logicamente, essere appeso ancora da valutazioni extrapolitiche e che riguardano logiche ormai perverse, quali sono quelle che ancora circolano nell'ambito del Tribunale di Messina sulla mia persona, francamente ci siamo stancati. Ed ecco perché stamattina è stata presentata questa denuncia e procederemo, non ci fermeremo qui, perché penso sempre che questa battaglia non è per Cateno De Luca, perché io ormai il risultato l'ho ottenuto su tutti i fronti giudiziari aperti e chiusi, e anche su questo, ma questa battaglia va fatta soprattutto per coloro che non sono nelle condizioni di poter sostenere una lotta nei confronti di errori giudiziari che diventano delle vere e proprie tragedie, soprattutto per soggetti deboli o che non sono nelle condizioni di potersi difendere. Allora questa battaglia la porto avanti anche per questo, senza se e senza ma, come mia caratteristica, e quindi non è una questione di sfida, è una questione di rivendicare fino in fondo una giustizia giusta che io pretendo come cittadino e che pretendo ovviamente nei confronti di tutti. Sempre una domanda politica, visto che siamo a fine anno, un bilancio del Comune di Santa Teresa, lei è stato prima cittadino? Lì siamo una comunità che su tutti i fronti ha ormai dato dei risultati eccellenti. Partiamo dalla differenziata e ormai siamo attestati una media dell'80% la raccolta differenziata. A Santa Teresa di Riva le imposte si sono abbassate in questi ultimi 2 anni ed è il comune dove si paga di meno. In provincia di Messina sicuro, e probabilmente il rischio è che anche in Sicilia, Santa Teresa oggi è il comune dove si paga di meno su tutti i fronti. I servizi sono di alta qualità e abbiamo anche presentato l'istanza per ottenere la bandiera blu per la nostra spiaggia e per i servizi complessivi ormai che Santa Teresa garantisce. Sotto il profilo delle opere pubbliche abbiamo ottenuto oltre 30 milioni di euro di finanziamenti, abbiamo già realizzato tante opere
tante sono in corso di progettazione e finanziate, perché abbiamo affrontato tutte le criticità che Santa Teresa era da anni che non venivano assolutamente affrontate. L'ultimo finanziamento ottenuto, 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del torrente Savoca, che ha portato già a un'assegnazione e a una ora consequenziale progettazione da parte del Comune di Santa Teresa di Riva per risolvere il problema più delicato che metteva in ginocchio la nostra comunità. Ma il fiore all'occhiello è stato il finanziamento dello svincolo autostradale, un grande sogno, il primo punto del programma amministrativo del sindaco De Luca, che ha visto da parte nostra una presa di posizione forte partecipando a un percorso di progettazione con i nostri fondi e anche dichiarando di volerlo realizzare con le nostre risorse, e siamo riusciti a inserirci nel master plan proprio perché era uno dei pochi progetti di area vasta che aveva le caratteristiche per essere finanziato. Quindi anche qui 12 milioni di finanziamento che segna ulteriormente quello che è stato un percorso di grande amministrazione e che oggi è sotto gli occhi di tutti.